anni si è spezzettato il meccanismo. Cosa succedeva? Ora non voglio essere poco politico, ma bisogna sia chiaro. C'era la torta. Con la scusa di far contenti tutti, si facevano le fettine sempre più piccoline e queste fettine andavano a microprogetti. Io davo il progettino da 150.000 euro, da 300.000 euro, ma il disegno complessivo che negli altri paesi andava avanti si perdeva. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo fatto un elenco di priorità. Abbiamo detto ai presidenti di regione e ai sindaci: voi metteteci la vostra firma, noi mettiamo la nostra, il sindaco e il presidente controlla me, io controllo il sindaco e il presidente e i cittadini controllano tutti e due. Cronoprogramma e finalmente si interviene. Però, scusi Giletti, sta cosa del viadotto inaugurato, che mi rimane... L'ha detto Michiché, no, ma per carità di Dio. No, ma voglio essere chiaro, noi abbiamo avuto 7 eventi problematici in Sicilia. Il viadotto che era stato costruito doveva avere un basamento di 12 metri, di 5 metri. Sì, sembra una commedia che crolla, di commedia. Pepino, Edoardo, queste sì, cose qua. Quello che io è triste, molto triste. Per lei è una commedia, per me è una tragedia. Perché quando arrivi a pensare... Allora, che cosa abbiamo detto noi? Sempre in questa logica di sbloccare le cose. Abbiamo detto, noi vogliamo finire le opere pubbliche in Calabria e in Sicilia. Manutenzione. Abbiamo messo 824 milioni di euro come ANAS in Sicilia per controllare la manutenzione. Quel viadotto che ieri non abbiamo inaugurato, abbiamo riaperto. Sì, infatti. Era un viadotto che si è era stato spostato sì. di 40 centimetri. Si era detto che doveva essere abbattuto, invece è rimasto sì, lì. Si è fatto le prove di carico. Non è che tutte le volte devo spendere un sacco di soldi per far contenti quelli che almeno ci mangiano sopra, eh? E questo deve essere importante. Bisogna fare un'operazione un pochino più saggia. Le cose che si possono fare si manutengono meglio e da qui al 22 dicembre sistemeremo la Salerno-Reggio Calabria, la 106 Ionica, in Sicilia. Ti ricordi che lei qui aveva detto che finiva quest'anno la Salerno-Reggio Calabria a fine dicembre, no? 22 dicembre. Il tempo di mandarla in ferie per Natale. No, io, guardi, io sarei felice perché... No, ma guardi, ci il credo, 22 dicembre, per carità. Perché? Perché poi a quel punto anche tutta la discussione sul ponte, sul non ponte, la possiamo fare dopo. Cioè, prima date le infrastrutture e poi facciamo il sì, resto. Sì, perché a quel punto diventa la Napoli-Palermo con l'alta velocità del treno. Senta, però lei è accusato spesso di fare... un grande marketing, no? Di slide, eccetera, poi le dico non le fa le cose e quindi a me mi interessa questo discorso perché lei vedo che comunque crede che si riesca a fare sta Salerno-Reggio Calabria. Io sono convinto che siccome lei ha detto anche il giorno, conoscendola si arriverà, però uno dei grandi motivi del perché non si sono fatte queste opere, anzi sono costate migliaia di miliardi delle vecchie lire, è che perché c'era la corruzione. Allora, la corruzione ha spinto a fare i viadotti in un certo modo, con poco cemento. Ecco. Facevano ancora più a furbo, sai come facevano? Facevano il progetto, prima facevano sulla base di un progetto preliminare o quasi, davano la gara, cioè assegnavano la gara. L'azienda Paolo Rossi S.P.A., spero non si fa per dire, no, non c'è Paolo Rossi. L'azienda va bene, amico, Matteo Paolo Renzi S.P.A., ecco. Metta cosa faceva? Prendeva... S.P.A. la gara, vinceva la gara sulla base di un progetto non definitivo o comunque non esecutivo, poi cosa metteva? Le riserve, cioè iniziava a contrattare le e varianti. A fare polemica con le varianti, le famose varianti d'opera, prendeva un fracco di soldi. Adesso più. Avete cambiato la legge sugli con appalti il meccanismo anche. L'abbiamo cambiato, ci abbiamo messo l'ANAC di Cantone, quindi questo lavoro procede, però lei mi ha detto una cosa che siccome mi sta qui, non gliela dica perché se no... Me la dica. Tutte le volte dicono, ah ma tu prendi degli impegni, oggi è il 1° maggio. Non le parlo di Jobs Act o di lavoro, le parlo del 1° maggio dello scorso anno. Eravamo tutti a inaugurare l'Expo. Fino al giorno prima erano tutti a far la faccia e non funzionerà e l'Italia non ce la fa. E però abbiamo preso l'ANAC di Cantone con il commissario Beppe Sala, con tutta la struttura. Abbiamo organizzato una straordinaria operazione. L'Expo è stato un successo. La variante di Valico non bisognava farla e si è fatta. Io potrei... La riforma della legge elettorale non bisognava farla. Senta, mi risponde alla Madia. Prima hanno detto che la Madia non c'è. Il Movimento 5 Stelle, a buona fede, ha detto alla PC, ma voi parlate di questa famosa legge Madia che non entra ancora in funzione. Quando entrerà in funzione, secondo lei? La legge Madia è già in funzione. No, dico... Ho capito, Bonafede è un bravissimo deputato dei 5 Stelle, ma la Gazzetta Ufficiale vale più di Alfonso Bonafede, che peraltro è un avvocato fiorentino che si schierò contro di me quando dovevo fare il sindaco, quindi eravamo candidati contro insieme, lo conosco per questo. Siccome si è detto che non è ancora... No, ci sono, la legge ha dei
delle parti già applicate, che già sono applicate, applicabili. Poi c'ha una serie di decreti attuativi, che sono, che per come funziona il meccanismo, alcuni sono già entrati, uno è già entrato in funzione. Poi entro maggio si può fare? Secondo lei? Altri noi li abbiamo già approvati come governo. Sì? Adesso sono al parere del Consiglio di Stato, del Parlamento, e poi li facciamo. Quindi entro, no, ma come si era, una risposta, la legge Madia, come si era detto, entro quest'anno sarà sostanzialmente tutta applicata, è già in vigore però. Adesso c'è una, la parola... Il primo maggio però me lo riconosci o no, che un anno fa non ci credeva nessuno? No, no, ma certo, ma questi sono i dati di fatto. Allora, lasciate stare... Ho detto prima, uno che può essere criticabile, però poi alla fine determinate cose le questo. Fa. A me e ci arriva questo. Contro tante situazioni. A me basta che l'Italia riparta. Bagnoli, altri soldi che erano buttati via. Bagnoli a Napoli. Non so chi di voi ha mai visto Bagnoli. Una landa deserta. Ma è su un posto che è magnifico, in uno dei posti più belli del mondo. Ma andrebbe azzerato e rifatto. Non toccava a noi, toccava al comune. Il sindaco ha fatto un po' di polemiche, lo faccio o non lo faccio, è colpa del governo, non ci voglio parlare col governo. Bene, noi abbiamo preso, abbiamo commissariato e lo facciamo noi. Cioè, su queste cose io sono uno di quelli che ha fatto il sindaco. A me piace che ci siano i risultati. Poi potremmo stare più o meno simpatici. L'importante è che le cose si facciano. Le chiedo della corruzione. Io ho sentito un'intervista di Pignatone, che lo ripeto, visto che c'è anche lei, secondo me dobbiamo sempre dire grazie a gente come Pignatone, certo, che ha fatto veramente un lavoro pazzesco proprio per rimettere in sesto certe situazioni. Diceva che la chiave per tutelare, per colpire davvero la corruzione, è la famosa prescrizione. Ora, siccome la prescrizione sembrava che dovesse il governo, lei è stato uno dei primi, ricordo un intervento sull'Eternit, lei 2 anni fa disse è un incubo, basta con questa storia della prescrizione, però sembrerebbe che Area Popolare, anzi state alcune dichiarazioni di membri di Area Popolare, dicono no, la prescrizione non deve essere equiparata con gli altri, tipo gli altri reati, cioè stare 15 anni, ma deve avere delle variabili. Che succederà con questa famosa prescrizione, che è il punto cardine, no? Perché, mi scusi, punto, se io scopro oggi che lei mi ha dato dei soldi 10 anni fa, e oggi, da oggi deve partire la prescrizione, non può partire da 10 anni fa. Andiamo nel merito. Noi abbiamo fatto, prima mi faccio una cosa su Pignatone, non soltanto sono convinto anch'io come lei che il procuratore di Roma abbia svolto un ruolo importante, ma noi abbiamo appena messo una regola, una nuova norma che abbiamo proposto, un decreto legge, una nuova norma, per cui in caso di vicende di nostri connazionali che vengono uccisi all'estero, come è accaduto al povero Giulio Regeni, la competenza in questi casi a procedere è sempre della Procura di Roma. Come funziona di fatto per analogia con alcune realtà delle militari e dell'intelligence? Lo dico perché anche sulla vicenda Regeni la collaborazione con la Procura di Roma, che in questo caso è stata responsabile per speriamo per poi che si arrivi a una verità, speriamo, noi siamo nelle mani di questo, anche per chiarire alcune polemiche con i magistrati. Io non ce l'ho con i magistrati, tutt'altro, io mi affido, ci sono un sacco di magistrati bravi, però io sono dell'idea che non si debba fare giudici contro politici, si debba fare onesti contro ladri. Allora, nei politici c'è chi ruba, sì, voglio nome e cognome. Siccome io faccio politica e siccome vedo tanta gente a destra come a sinistra, al centro, che è brava e onesta, poi io posso non votarli, ma non metto in discussione la loro onestà. Per rispetto a tutti, io voglio sapere qual è quello che ruba e qual è quello che non ruba. Cioè lei dice, se si dice, come ha detto Davigo, che non è cambiato un tubo rispetto alle vicende famose di Milano, eccetera, dice anzi oggi i politici rubano come prima, ma non si vergognano. Lei è lì che dice, se si dice, se si generalizza, si sbaglia. Non mi sembra che abbia detto così, ma se ha detto così o non ha detto così non mi interessa, pieno rispetto per ognuno può dire quello che crede. Ecco, io dico punto, una cosa però, su cui il 101% degli italiani pensa che sia una cosa banale, e cioè se uno ruba deve essere preso e giudicato. Non è pensabile sparare nel mucchio. Perché? Perché se dici che sono tutti uguali, fai il gioco di quelli che rubano. Perché tutti quelli che rubano diranno, vabbè, tanto non si colpisce mai nessuno. Sono 20 anni che noi facciamo le leggi, poi quando c'è un fenomeno corruttivo su un'opera pubblica o privata, si blocca l'opera pubblica o privata, si stoppa, 10 anni ferma lì, magari i costi lievitano, e quello che ha rubato se ne sta tranquillo a continuare a delinquere. No, io voglio che l'opera pubblica commissariata, come abbiamo fatto noi con Cantone, vada avanti, con il decreto Madia peraltro. Si chiama così questo decreto, a proposito di quelli che dicono che non è entrata in vigore. E dall'altro lato,
quello che è il colpevole. Lei mi deve dire chi è il colpevole, non lei come giornalista, sì, o io, no, come politico. Lo deve dire il magistrato. E sono le sentenze. Vengo però sulla prescrizione perché non voglio girare intorno. Ecco, la prescrizione. Prescrizione. Il 31 agosto del 2014 il governo ha messo 12 punti sulla riforma della giustizia. Alcuni sono già entrati in vigore, altri sono in discussione in Parlamento. Cos'è entrato in vigore? Pene più dure per i corrotti. Due, una regola che c'è già, io sono arrivato, una cosa che mi ha mandato fuori di testa. Facciamo conto che ci sia stato un patteggiamento. Lei sa che se uno ruba può patteggiare a condizione che spieghi che cosa, a determinate condizioni di procedura penale. Non entriamo nel merito adesso per capire quali sono. Il punto però qual è? Che prima che arrivassimo noi, uno patteggiava, aveva rubato 100, restituiva 30 o 50 e pare patta. Cioè era un investimento rubare, eh? Allora noi che cosa abbiamo detto? Tu puoi patteggiare alle stesse condizioni della procedura penale del passato, quindi devi collaborare, indicare ere, ma devi restituire tutto il maltolto fino all'ultima lira. Abbiamo messo i reati ambientali, abbiamo messo l'autoriciclaggio, ma sulla prescrizione, l'abbiamo messo in Parlamento. Che succederà? Perché Area Popolare dice non mi va questo ritorno, cioè voi avete detto 15 anni e cambiare quella storia, che se uno scopre la cosa c'è un passaggio da fare. La prescrizione va cambiata, noi siamo di questo avviso. Va fatta anche un'altra cosa però per arrivare a sentenza. Va fatta la prescrizione e contemporaneamente va chiesto ai magistrati che organizzano gli uffici giudiziari, lo fanno da soli, di essere capaci di fare come fanno i migliori magistrati tra loro. Perché? Perché ci sono alcuni tribunali dove troppo spesso si va con la prescrizione e altri tribunali in cui si corre e si va veloci. C'era un giudice che ha lavorato con il ministro Orlando Barbuto e era l'ex procuratore della Corte d'Appello di Torino, era l'ex presidente della Corte d'Appello di Torino, cioè quello che ha rivoluzionato il modello organizzativo, e lì da lui arretrati zero. Ma perché zero. È così difficile, scusi, applicarlo a tutti? Perché, aspetti, questo riguarda purtroppo, per fortuna, direi per se fortuna, se lo organizzano loro, si organizzano sistema. Loro. Lo sa, se io le chiedo, o se chiedessi qui in studio, qual è il tribunale che va meglio di tutti in Italia? Lei non lo sa, secondo me. No. Ma lo dico perché è un problema mio, sì, cioè, non è che sto facendo lo splendido, me l'hanno spiegato, ho fatto Marsala, cioè a Marsala arretrati uguale praticamente zero. Allora io mi domando, poi c'è Torino, Bolzano, ce ne sono diverse di realtà che funzionano bene. Allora molti magistrati fanno un lavoro straordinario, vale lo stesso principio, non si può generalizzare. No, ma nessuno dice. Quando io vedo invece realtà dove troppo spesso si va alla prescrizione, ci sono processi che tutte le volte, fatti in alcune sedi, vanno adesso, a prescrizione. Però lei sta eludendo adesso. Sarà 15 anni come volevate voi, oppure Area Popolare vi costringe la posizione a cambiare? Del governo, la posizione del governo è quella che è uscita il 31 dicembre 2014, del 31 agosto quindi dobbiamo del 2014. Adesso l'importante è far veloce. Ma anche per lei l'aveva detto, la prescrizione è un incubo, lo disse lei. Siccome è un incubo la voglio cambiare, ma mentre le dico che la voglio cambiare, e sono d'accordo con lei, quindi io non le sto dicendo, voglio anche dire però ai cittadini che se uno sta di fronte a un tribunale e vuole avere la certezza dei tempi, non sta chiedendo la luna, sta chiedendo una cosa giusta, quindi bisogna fare le due cose insieme. Poi le dico che prescrizione, magari, lei lo sa che per un furto puoi essere condannato addirittura fino a 22 anni e per corruzione a 12 c'è un squilibrio molto forte. Adesso abbiamo cambiato le pene, abbiamo aumentato le pene sulla corruzione. Però sono sempre molto più basse di un furto. Qual è il problema? Non è che sono più basse. Sa quanti sono quelli che stanno in carcere per corruzione in Pochissimi. Italia? A me prende male. Ecco, sono 300. Sì. No, scusi, ma si dico, salvano 300. Sulle prescrizioni però, no, Presidente. No, scusi, non si salvano solo vanno su questo. Vanno tutti fuori con la prescrizione, si riesce a fare il guardi, processo. Io dai. Spero che si faccia veloce la legge. Vabbè, sulla prescrizione. Vediamo almeno che si possa dire se è vero o no. Senta, lei nomine. No, però scusi, ti arrivo. 300 persone in carcere non va bene. Sono pochi, scusi, perché io sono pieno di articoli sui giornali che dicono corruzione, corruzione, convegni di sociologia politica, in Italia si corrompe, io voglio Presidente, sapere il nome e il cognome due, perché li voglio due domande, cacciare. Due domande veloci. Hai d'accordo anche il lei, Movimento spero. 5 Stelle dice che siccome Verdini ormai vi appoggia in modo chiaro, dovete andare al Colle a dire che avete una nuova maggioranza. Cosa risponde? Io francamente questo dibattito politichese lo capisco un po' poco e si figuri faccio Presidente del Consiglio. Vediamo di essere chiari. C'è un Parlamento in cui si portano le leggi.
c'è maggioranza o non c'è maggioranza? Se c'è maggioranza si va avanti, se non c'è maggioranza si va avanti. Ora il Movimento 5 Stelle ce l'ha con Verdini, per carità di Dio, mica che si devono fidanzare in casa, problema loro. Ma voglio dirle una cosa, c'è una legge sulle unioni civili che il 9 maggio va in aula, Verdini l'ha votata, senza Verdini c'erano difficoltà e non passava. Sì, poi Verdini, secondo lei io... No, lo sa, la critica è che Verdini è stato condannato in primo grado, una certa situazione... Ma guardi, quindi... io sono dell'idea che valga per Verdini quello che vale per tutti gli altri, perché adesso sono tutti per Verdini. Quando Verdini votava la fiducia a Letta nessuno diceva niente. Il punto centrale è, mi scusi, il punto centrale è, se uno ha una sentenza passata in giudicato, come vale per lei, per me e per tutti gli altri, è colpevole e se ne va dal Parlamento, come è accaduto a Berlusconi. Fino a quel momento possiamo parlare di argomenti concreti, io le dico, per essere chiari. Devo chiudere che devo mandare la pubblicità. Però tema vero è, tutte le volte 5 Stelle chiede la sfiducia al governo. Bene, perfetto. Si va in Parlamento e tutte le volte ne perdono qualcuno dei loro. Allora dico, da 5 Stelle e dagli altri, ma perché... anziché fare le polemiche della vecchia politica, non ci fanno delle proposte migliori delle nostre, così possiamo parlarne? Perché a me mi devono dire, guarda, non va bene quello che stai facendo, 1 miliardo sulla cultura è poco. E io gli dico, dove li prendi gli altri? 2,5 miliardi per la ricerca, Presidente, non va bene. Al questo volo, vorrei. No, un attimo, solo una domanda. Carrai non è stato nominato... Anche perché, scusi, mi fa... Grillo, no, siccome c'è l'immagine di Grillo dietro, ecco, sa no, qual è uno che è condannato in via definitiva? No, vabbè, non mi fa, però quella condanna di Grillo, però, Presidente, è per un fatto politico, no? Ma scusi, cioè, le responsabilità ma mi sento dire io, mi sento dire però, io tutti i santi giorni, che guido un partito di delinquenti, me lo sento dire, quando? Vabbè, sono gli... No, mi scusi, diciamo il che gli eccessi del Italia. Movimento 5 Stelle sono quelli, voi siete un po' a tenere indietro. La vedo sensibile su questo tema. No, dai, no. Il Movimento 5 Stelle e Forza Italia sono guidati da due leader che hanno sentenze passate in giudicato. Presidente, io ho la fedina penale pulita. Scusi loro un secondo. No, questa è la differenza, perché se no sa... Chico Testa lo nomina ministro dello sviluppo, come si dice, o no? Il nome del ministro dello sviluppo economico, prima di tutto, deve sapere il Presidente della Repubblica. Lei ancora per il momento... No, non ci sono ancora. Allora, però ce l'ha 50 anni. Sì, sì, io potrei farlo.